Subihi, ban so kai. O bella ciao, 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 ciao. Subihi, ban so kai. Markas, an adugi ark. O partigiano, meshan, iga kehe. O bella ciao, 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 ciao. O partigiano, meshan, iga kehe. Hadikale, meshan banku de manea. Salve, io mi chiamo Hijab Ashego, sono una scrittrice, sono italiana, somala, romana e voglio augurarvi un buon 25 aprile. Ricordiamoci in questo 25 aprile dei tanti che avevano altre origini, che hanno combattuto insieme agli italiani e alle italiane contro il nazifascismo. Io ho pensato subito ai somali e agli etiopi della Brigata Mario, vicino Macerata, che ci racconta Matteo Petracci in un suo bellissimo libro. Penso a Giorgio Marincola, che è morto purtroppo in una delle ultime battaglie contro il nazifascismo. Lui era di origine somala e anche romano, e penso a Alessandro Sinigaglia, nero, ebreo e comunista. E in generale, in questo 25 aprile, penso anche a tutti quelli che sono stati nel tempo anticolonialisti, perché la storia del fascismo si lega purtroppo alla storia del colonialismo. Il colonialismo non è stato solo fascista, ha seguito tutta la storia, ahimè, dell'Italia, quasi fin subito dopo l'unità, già a metà 800, più intorno agli anni 80 dell'800, l'Italia era già diventata colonizzatrice. Però ecco, ci sono stati tanti italiani nel tempo che hanno detto di no. Penso a Ulisse Barbieri, che in una sua poesia dice: ma un branco di cretini, ma non capite che i patrioti sono gli abissini, no? E i partigiani per lui erano gli abissini, e aveva scritto questo all'indomani della battaglia di Dogali. Ma penso anche a Andrea Costa, penso a Ilio Barontini, a Augusto Masetti, che si è rifiutato di andare a combattere in Libia, sparando a un suo ufficiale. Lui era un anarchico. Ci sono nate anche delle canzoni per Augusto Masetti. Ecco, io penso a tutte queste persone oggi, perché in qualche modo, se oggi siamo orgogliosi di dirci italiani, italiane, è merito loro. È merito loro, della loro lotta, e del fatto di aver resistito a un potere orrendo. Ecco, questo ci deve essere un monito nella memoria, perché le dittature possono sempre ritornare, possono ritornare i fascismi, possono ritornare i pensieri brutti, li vediamo ancora circolare ancora oggi. Io sono nera e sono italiana, ne so qualcosa, c'è tanta discriminazione, c'è tanto linguaggio d'odio. Quindi non dobbiamo dimenticare, dobbiamo ricordare sempre, sempre più. Bella ciao, sempre e per sempre.